Le avventure di Pollock, la chiappa panzane. Ma le condizioni italiane sono diverse perché sono quelle che dicevo prima, è l'80% dei proprietari di prima casa, in un contesto nel quale... Difendendo il taglio dell'IMU contestato dalla Commissione europea, Padoan afferma che questa misura è utile, perché in Italia, a differenza del resto dell'Europa, ci sono tanti proprietari di prima casa. Ma questa è una dichiarazione che Pollock, la chiappa panzane, ha sentito anche in altre occasioni. E c'è almeno un altro politico che ha affermato una cosa simile in passato. Padoan, Renzi e Berlusconi hanno giustificato l'abolizione dell'IMU sulla prima casa per la particolare situazione del nostro paese. Ma è vero che gli italiani vivono in case di proprietà più degli altri europei? Le famiglie italiane che vivono in case di proprietà sono il 73%, una quota di poco superiore alla media europea, del 70%. Sono altri i paesi in cui la percentuale di proprietari di casa è particolarmente alta. In Romania, Lituania e Slovacchia, per esempio, supera persino il 90%. Non è vero, quindi, come hanno detto Renzi, Padoan e Berlusconi, che l'alto numero di proprietari di casa in Italia è un'eccezione alla norma. I dati Eurostat indicano infatti che siamo perfettamente in linea con la media europea. Per pagella politica, la presunta singolarità italiana è una panzana pazzesca. Per terminare questa panzana, scrivi hashtag ritira la panzana a @MatteoRenzi e PC Padoan con il link a questo video.